La pelle è il contatto con l'altro. La pelle vuol dire abbracciare, accarezzare, toccare, stringere mani, pelle contro pelle. L'incredibile profumo dei neonati, dei bambini appena nati. Così dice Lilian Thuram, che è qui con noi questa sera, e questo è Torino Spiritualità quest'anno. La pelle come tema così apparentemente lontano dalla spiritualità, che invece è tutto parte del nostro spirito, cioè del nostro respiro. Quindi grazie innanzitutto a Lilian Thuram per essere qui con noi, aver detto queste parole e lasciarsi ascoltare da voi questa sera. Torino Spiritualità compie 18 anni. 18 anni vuol dire tanta storia, tanto passato ma anche tanto futuro di fronte a sé. Io personalmente raccolgo un'eredità preziosa con questo festival e non posso e non voglio che e voglio fermamente ringraziare chi mi ha preceduto in questo cammino. Antonella Parigi, che ha ideato insieme a Gabriele Vacis e a Roberto Tarasco questo festival in tempi lontani, in tempi forti, in tempi duri. Si intitolava Domande a Dio e agli uomini. Beh, non abbiamo smesso di farci domande. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al comitato organizzatore e al comitato di pensiero. È stata un'edizione sulla quale io e Armando ci siamo parlati tanto, a volte abbiamo anche discusso, e i risultati, permettetemi di dire, che si vedono. Ha fatto un lavoro egregio, veramente. Ringrazio chi in questi anni ha diretto e presieduto la fondazione, Maurizia Rebola e Luca Beatrice. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo festival. È un festival particolare, complesso, interessante, che sono sicura saprà stupirvi, come ci ha stupito Iren, che ci ha regalato la mole antonelliana illuminata con noi, con il respiro della spiritualità e della pelle. La città di Torino, che da sempre sostiene il festival, e ringrazio l'assessora Rosanna Purchia, che è qui con noi stasera, la Regione Piemonte, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, e poi i nostri main partner Banca d'Alba, Gruppo Lavazza, i partner Yogi T, i partner tecnici del Museo Nazionale del Cinema e dell'Acqua Sparea e l'Università di Torino per il patrocinio. Ringrazio anche gli altri partner della nostra Fondazione del Circolo dei Lettori, cioè Azimut, Reale Mutua, Audible, Raspini. E ringrazio ancora una volta Armando Bonaiuto, che è l'anima, il respiro, il pensiero di questo e il dialogo di questo festival, e a lui lascio la parola. Grazie a tutti e buon festival. Grazie mille. Io aggiungo un ringraziamento che a padre Simone Furno e padre Goi Filippini, che ci hanno riconcesso questa chiesa dopo 2 anni di Covid. È bellissimo effettivamente per noi tornare qui per tante ragioni. E poi vorrei solo dirvi due parole sull'immagine del festival, perché suppongo che possa suscitare la vostra curiosità, magari volete un chiarimento. È una pietra lavica, è in Giappone, ed è una pietra lavica che nel momento in cui si è cristallizzata, per una bella e poetica fatalità, questa pioggia di corolle è andata a colpirla, questa pioggia di fiori bianchi. E si sono cristallizzati lì per sempre, quindi il bianco e il nero fusi insieme. Perché ci piaceva? Perché per noi, quello che noi volevamo raccontare della pelle è questo. La pelle è una superficie sulla quale avvengono delle cose, sulla quale avvengono gli incontri. La pelle è relazione. E gli incontri che facciamo possono essere effimeri oppure molto duraturi, come questi. Ma che siano effimeri o che siano duraturi, sono comunque significativi. Lasciano delle tracce sulla superficie, lasciano delle tracce in profondità,
da cui il sottotitolo, superficie profonda, perché tutto ciò che accade sulla superficie della nostra pelle nutre il nostro mondo interiore e nutre anche la nostra vita spirituale. Quindi non stupitevi di trovare pelle e spiritualità unite insieme. Elena l'ha già detto, la spiritualità ha bisogno della mediazione del corporeo, la spiritualità deve essere anche sensorialità e deve essere incontro. E dunque l'apertura che abbiamo oggi, il dialogo che abbiamo oggi è perfetto per raccontare, per dare concretezza a questa nostra idea, a questo principio sul quale volevamo basare il festival. E dunque non vi rubo altro tempo, ma chiamo qua sul palco i nostri ospiti. Alex Zanotelli. Lilian Thuram e la giornalista Annalisa Camilli, che modererà la conversazione. Lascio la parola a loro, grazie mille a tutti e buon proseguimento, buon inizio e buon proseguimento di festival. Grazie, buonasera a tutti e tutte. Io sono Annalisa Camilli, sono una giornalista, lavoro per il settimanale internazionale e da tanti anni mi occupo di immigrazione, di persone che da molte rotte cercano di arrivare in Italia, ma mi sono occupata anche molto del razzismo in Italia e quindi per me è un piacere e un onore partecipare a questo dialogo tra due giganti, Lilian Thuram e Alex Zanotelli, e in questo primo incontro che apre questo festival, che quest'anno ha una parola così importante come amuleto, pelle, la pelle che è soprattutto una soglia, è il nostro organo più esposto, quello che usiamo per sentire il mondo, quello attraverso cui sentiamo la realtà, la percepiamo. In un momento storico in cui la percezione della realtà, la percezione del mondo sembra sempre più sconnessa, sembra sempre più frutto di distopie, di fantasie che ciascuno nella propria individualità, nel proprio isolamento, nella propria stanza, dopo 2 anni di pandemia, con una guerra nel cuore dell'Europa, siamo tutti un po' più lontani da una percezione comune del mondo. E allora la pelle, mettere al centro il corpo, la pelle come soglia, qualcosa che ci difende, certo, dal mondo, ma anche qualcosa che ci permette di percepirlo e di percepirlo insieme agli altri, di incontrare gli altri. I due ospiti che dialogheranno stasera con noi non hanno bisogno di troppe presentazioni, ma partirei subito con la provocazione di Lilian Thuram, che dà anche il titolo a questo incontro, il pensiero bianco. Proprio all'inizio di questo libro, molto bello, molto documentato, pieno di riferimenti alla storia del razzismo, ma anche alla storia dell'antirazzismo, Lilian Thuram riflette su un concetto molto semplice: la pelle, appunto, può essere anche una maschera. La pelle, riprendendo quella provocazione di Frantz Fanon, un pensatore molto poco frequentato dai pensatori contemporanei, che giustamente Lilian Thuram riporta alla lettura: maschera nera, maschera bianca, la pelle può essere una maschera. Lui dice: io ho scoperto di essere nero
a 9 anni, quando sono arrivata in Francia. Prima non sapevo appunto che essere nero avesse a che fare appunto con un'inferiorizzazione, con così tanti stereotipi, con un pensiero bianco appunto che mi relegava per il semplice fatto di avere la pelle nera a un posto preciso appunto della storia. E da questa provocazione Lilian Thuram parte, però facendoci fare un passo in avanti, ed è quel passo in avanti che proprio oggi in questo paese che non riflette abbastanza appunto su questa sul suo passato coloniale, per esempio, proveremo a fare insieme questo passo in avanti, non tanto pensare che cosa significa essere neri, no? Dice Lilian Thuram. Ma proviamo a pensare invece che cos'è il pensiero bianco. Voglio cominciare proprio dalle sue parole e poi lasciargli la parola. Lui dice nel libro, raccontando di aver chiamato un suo amico e avergli chiesto che cosa significa per lui essere bianco, e trovando una risposta prima sconcertata dell'amico: nessuno di noi riflette abbastanza su che cosa significhi nascere da questa parte del mondo, nascere con la pelle bianca. E il suo amico all'inizio appunto rimane senza parole e poi dopo un po' gli dice: significa essere normale. E allora Lilian poi dice: vedremo che il pensiero bianco non è esclusivamente il pensiero dei bianchi, anche i non bianchi lo hanno interiorizzato. La maschera bianca, secondo l'espressione di Frantz Fanon, può essere indossata anche dai non bianchi e dai bianchi. Il pensiero bianco non è una questione di pigmentazione della pelle, è un modo di stare al mondo, almeno dal tempo delle crociate. Come scrive Rosa Amélie Plumel Uribe, la conquista dell'America e la sua colonizzazione modificarono profondamente i rapporti degli europei con gli altri. Allora, riflettere su che cos'è il pensiero bianco significa innanzitutto interpellare questo passato coloniale dell'Europa. Tu nel tuo libro ribalti il disegno del mondo, ridisegni la mappa del mondo. Ci puoi aiutare appunto a fare questo passo in avanti, a fare questa rivoluzione copernicana e a chiederci insieme che cosa significa il pensiero bianco. Buonasera. Io devo sempre dire buonasera perché ho la mia mamma dietro di me che mi dice: hai detto buonasera alla gente o no? E devo dire la verità che penso molto alla mia mamma stasera, perché secondo me sarei molto felice di essere qua, perché questo posto è bellissimo. La mia mamma, prima di mettere i piedi a terra, ogni mattina fa la sua preghiera, e allora vedermi dentro un posto così sarei molto fiero. Allora, che cosa è il pensiero bianco? Io dico sempre che tante volte ci sono delle domande che non lo facciamo a noi stessi. Diciamo: perché pensi le cose che pensi? Perché dici le cose che dici? E la questione è dire: perché dicono che la gente sono bianchi o nero? Perché quando ci pensi veramente, non è vero, no? Non hai mai visto una persona bianca così. Non esiste. Allora perché la gente dicono che sono bianco? È un pensiero, non è una realtà. Per esempio, racconto spesso questo aneddoto. Quando ero qua a Torino, un giorno parlo con a mio figlio, Kefren, il piccolo. Gli dico: Kefren, tu sei l'unico nero della tua classe? E lui mi guarda e mi dice: papà, io non sono nero. Io mi dico: mamma mia, questo qua è un problema, non accetta il suo colore, che cosa dobbiamo fare? Mi fa: papà, io sono marrone. Ah, dico: ah sì. E gli altri della tua classe di che colore sono? E sono rose. E per questo che dico che essere bianco non è una realtà, un pensiero. Allora, per me è la cosa molto interessante di dire
se noi diciamo ci sono dei bianchi e neri, da dove vengono questa storia? E il fatto di dire oggi ancora bianco e nero è una storia dove hanno fatto una gerarchia fra la gente, dicendo che ci sono più di una razza. C'è la razza bianca, nera, gialla, rossa, e hanno creato l'idea che i bianchi erano superiori. E sono stati scritti dentro le leggi questa cosa, come è stato scritto dentro le leggi che gli uomini erano superiori alle donne. E oggi stiamo vivendo dentro un mondo sessista. E la stessa cosa contiene il razzismo. E la cosa che voglio che la gente capisci, che il fatto che ti vedi come bianco o nero ti porta ad avere una visione del mondo. E tante volte la visione del mondo che è stato creato dentro questo mondo occidentale, che la terra, il mondo appartiene a queste persone e loro hanno il diritto di accettare o di non accettare la gente. Perché loro, come ho detto dentro il libro, a mio amico mi ha detto che lui non era bianco, era normale. Io ero nero, ma lui era normale. E io credo che tante volte siamo educati a pensare di un modo, però non lo sappiamo, per raccontare veramente il punto di vista. Quando faccio delle discussioni con i bambini, racconto una storia. Dico, guardate, conoscete Cristoforo Colombo? Loro mi dicono, beh, sì. Chi è Cristoforo Colombo? Mi dicono, beh, è quello lì che ha scoperto l'America. Io dico, guardate, bambini, chiudete gli occhi. Siete sulla barca con Cristoforo Colombo? Guardate, lui sta arrivando in America. Siete sulla barca? Sì. La gente sulla spiaggia non dicono che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. E loro sono stupiti e dicono, ah, è vero, ci sono gente sulla spiaggia. E con il libro sto provando a dire, dai, dobbiamo crescere e provare forza a guardare le cose da un altro punto di vista. E forse guardando le cose da un altro punto di vista, forse capiamo che dobbiamo rifare, ricostruire il legame fra la gente, uscendo, scappando delle maschere che portiamo di colore della pelle. Questo. Grazie. Grazie Lilia. E ora padre Alex Zanotelli, questo sguardo l'ha capovolto tantissimi anni fa, conoscete tutti la sua storia, il fondatore di Nigrizia, ha vissuto per moltissimi anni in Africa e poi però ha deciso di tornare in Italia, oggi vive a Napoli e ha scritto anche lui un libro, Lettera alla tribù bianca, proprio perché questo sguardo da molto tempo padre Zanotelli lo ha ribaltato, no? Su quello che succede dall'altra parte del mare, quel sud del mondo che noi nei nostri discorsi non consideriamo. Nel libro di Turam, i vostri due libri si parlano, è come se li si legge vicino, sembra in effetti che ci sia un dialogo, che ci sia un discorso tra di voi. Mi ha colpito però che Lilian dica che il razzismo non è più istituzionale, no? Non è più perché non c'è più lo schiavismo, per esempio. E però penso appunto al nostro paese in cui esistono delle leggi fortemente che mettono, diciamo, gli stranieri in una condizione di forte subalternità. Quelli senza cittadinanza vivono privati dei loro diritti e in generale appunto chi si avvicina alle nostre frontiere vive in una condizione di violenza. E appunto è uno sguardo che noi non riusciamo a lanciare oltre quella frontiera, non riusciamo a guardare che cosa succede per esempio
oltre il mare, ma addirittura non oltre il mare, questo nostro mare mediterraneo, abbiamo completamente, no, voltato le spalle a quel mare, ma addirittura stiamo chiudendo gli occhi rispetto a quello che succede nel mare. Addirittura sentiamo parlare di nuovo, l'abbiamo sentito in questa campagna elettorale, parlare di nuovo di blocco navale, ma è dal 2017 che le persone che provano ad attraversare il mare e ad arrivare sulle nostre coste non sono più soccorse, sono lasciate morire. Tutto questo avviene appunto sotto i nostri occhi, ma sono occhi che non sono più sensibili, che non vogliono più vedere, e poi non vogliamo più vedere che cosa succede dall'altra parte. Allora, padre Zanotelli, che cosa succede dall'altra parte e come è possibile recuperare sensibilità ai nostri occhi, ricominciare a vedere? Allora, prima di tutto anch'io dico buonasera a tutti voi. Buonasera. Grazie. Io voglio ringraziare prima di tutto Turam, perché ci eravamo visti solo per web, per un altro incontro molto bello, ma è la prima volta che ci vediamo di persona. E quando ci siamo visti sopra mi ha fatto molto piacere, quando io le ho stretto la mano e lui mi ha detto: Alex, ci possiamo abbracciare? E dico: cavoli, te lo meriti tutto, e l'ho abbracciato. Ecco, in quell'abbraccio non è facile per quel mondo sentire un bianco che qualcosa di quel mondo ha capito. In quell'abbraccio c'è tutto questo, quindi ti dico grazie anche per quell'abbraccio. Seconda cosa, io ste luci mi fanno malissimo, ma vorrei faccio una domanda prima di tutto: quanti sono le persone qua dentro questa sera sotto i 30 anni? Per favore, sulla mano. Ce ne sono un po' in giro, sì, dai, qualcuno c'è, non sono molti, ma allora permettetemi, secondo punto, prima di entrare nell'argomento, di rivolgermi a voi giovani. Dico: ragazzi e ragazze giovani, io ho 84 anni, la mia generazione sarà fra le generazioni più maledette della storia umana. Nessuna generazione come la mia, nata dalla Seconda Guerra Mondiale, vissuta fino ad oggi, nessun'altra generazione ha talmente violentato il pianeta Terra come l'ha fatta la mia generazione. A voi giovani io chiedo perdono. Non solo, vi consegniamo un mondo gravemente malato, e vorrei ricordare, so che da voi vengono grandi personalità che vi dicono che voi siete il futuro del mondo, mandateli a quel paese. Il futuro non esiste, ricordatevi, siete l'unico presente che abbiamo, e toccherà la vostra generazione cambiare tutto se vogliamo salvare la presenza di Homo sapiens su questo pianeta. Purtroppo Homo sapiens è diventato Homo demens, siamo impazziti. Quindi ecco la vostra grossa responsabilità. A me piace parlare ai giovani, soprattutto perché è loro che devono prendere coscienza di questo. Terzo, prima di io ho alcuni punti che ritengo importanti. Io, avete spiegato prima quello che ci sta dietro a questa. Io ringrazio per aver messo questi due bellissimi, non so come si chiamano, che chiaramente rappresentano il mondo arabo-musulmano. Tutti e due, non so da dove vengono, ma vengono da quel mondo. Ma anche questo mi ricorda molto il velo con cui si coprono le donne, tantissime donne musulmane con questo velo. Guardate che oggi l'altro, per noi bianchi,
è proprio questo. Ed è, abbiamo, se abbiamo difficoltà col mondo nero, lo abbiamo maggiormente con questo, e ancora di più i pregiudizi. Questo per noi oggi è il mondo altro. Quarto, pelle. Io non so chi ha avuto l'accortezza profetica, direi, di inventare questo titolo dopo un'elezione che abbiamo avuto, che ha visto anche in Italia la vittoria del suprematismo bianco. In fondo sia Meloni che Salvini rappresentano quello, ma non è un problema solo italiano, per favore, è un problema europeo, è un problema mondiale. Guardate la Svezia, ma è mai possibile che l'ultradestra poche settimane fa ha vinto in Svezia, che era il simbolo dell'accoglienza? Ma non vi parlo degli Stati Uniti, quello che sta avvenendo. È un mondo questo del suprematismo bianco che sta trionfando e diventa di un pericolo enorme in questo momento. Perdonatemi la mia durezza, ma guardate, dobbiamo davvero stare con gli occhi aperti e darci da fare. E allora entro in che cosa fare per vedere questa realtà. Io penso che la cosa fondamentale che noi dobbiamo capire, ho parlato prima di suprematismo bianco, per capire questo dobbiamo ricordare la nostra storia. Il tentativo che ho fatto anche in questo libro è proprio questo, quello di analizzare questa tragica storia. Noi per 500 anni abbiamo colonizzato il mondo, letteralmente colonizzato. Su quali principi? Tre principi fondamentali che riteniamo tutti noi bianchi verità. Primo, noi abbiamo la civiltà superiore a tutte. Secondo, abbiamo la cultura. Terzo, terzo elemento, non soltanto abbiamo la civiltà, abbiamo la cultura, abbiamo anche qualcosa di davvero di estremamente a cui ci teniamo moltissimo, la religione, che ci rende superiore a tutte le altre religioni. Notate questo senso di superiorità, ce lo portiamo dentro. Non c'è più il colonialismo, il sud del mondo ha vinto, ma questo senso di superiorità ce lo portiamo dentro. Ho parlato prima di suprematismo bianco. Per favore, un uomo come Berlusconi, nel 2001, quando, scusate, vediamo se ve lo trovo subito, in un attimo, è impressionante la conferenza stampa che ha fatto Berlusconi a Berlino, arrivo subito alla citazione, perché capite immediatamente quello che ci sta sotto. Mamma mia, dov'è che è andato il... C'è un, dove Berlusconi praticamente, cosa dice? A Berlino 2001, conferenza stampa di Berlusconi, dice che noi abbiamo una civiltà superiore agli altri e quindi abbiamo il diritto di occidentalizzare il mondo. Notate che Berlusconi è semplicemente alla destra, diciamo noi, ma questo è il pensiero che ci sta a tutti noi alla fine. E se non riusciamo a uscire fuori da questo, capite che non andremo da nessuna parte, siamo destinati a sbranarci vicendevolmente. E questo è il percorso che dobbiamo fare per incontrare l'altro. Ricco per me perché diverso da me. Io porto questa sciarpa che tutti pensano la sciarpa della pace, ma non è. Si chiama Wheat Palace e viene dall'Ecuador. È fatta da un popolo di aborigeno, noi chiamiamo indiani ma è ingiusto, popolo aborigeno dell'Ecuador. E il messaggio qual è? Se guardate sono i colori, ma dentro tutti i colori passa un filo rossastro.
il messaggio in codice che cos'è? Ci dicono: se tutte le religioni, tutte le etnie, tutte le culture riescono ad intersecarsi, noi potremmo avere davvero quello che il grande vescovo Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze. Guardate, il mondo o sarà così o non sarà. Grazie. Grazie, padre Zanotelli. Mentre parlavate mi è tornato un ricordo di uno dei tanti reportage che ho scritto sulla frontiera, di un ragazzo che ho incontrato alla frontiera tra la Francia e l'Italia, a Ventimiglia. E questo era un ragazzo minorenne che veniva dalla Costa d'Avorio, aveva 17 anni, 16 anni, era stato in Libia, era stato torturato in Libia, portava sulla pelle appunto i segni delle torture. Avevano chiesto un riscatto alla famiglia, avevano usato dei ferri caldi per torturarlo e era ancora sotto shock, eppure non aveva perso la sua dignità e la forza, la determinazione con cui voleva coronare il suo sogno, che era diventare un calciatore, andare in Francia a giocare a calcio. E però appunto alla frontiera di Ventimiglia, nonostante fosse minorenne e quindi contrariamente a quello che è prescritto dalla nostra cultura giuridica, dalla nostra secolare cultura giuridica che prescrive che ai minorenni siano aperte sempre le frontiere, siano protetti sempre, questo ragazzino veniva rimandato indietro, ed è stato rimandato indietro innumerevoli volte, numerosissime volte, dalle guardie di frontiera francesi, che lo picchiavano anche. E una volta lui ai francesi me l'ha raccontato, ha detto alle guardie francesi, ha detto: io parlo la tua lingua perché tu sei venuto a casa mia, io ho frequentato la scuola francese in Costa d'Avorio ed è per questo che oggi sto tornando e voglio andare in Francia a studiare e a continuare i miei studi, e quindi è mio diritto attraversare questa frontiera. Non voglio rimanere in Italia perché non conosco l'italiano, invece la mia lingua è il francese. E io ho trovato questa immagine così forte, così questa consapevolezza, no, della storia in un ragazzo così giovane, così forte. E però invece c'è la grande rimozione, tu ne parli nel tuo libro, Liliana, la grande rimozione è quella dello schiavismo, è quella del colonialismo. Leggo appunto alcune frasi: tra il XV e il XIX secolo, tra 12 a 13 milioni di africani furono imbarcati su navi negriere europee per ogni destinazione, con un tasso medio di mortalità intorno al 15%. Il numero di vittime in Africa è stimato tra 4 e 5 volte il numero dei prigionieri imbarcati, ovvero tra i 50 e i 65 milioni di persone. Tra il 1500 e il 1900 gli africani sono passati dal 17% al 7% della popolazione mondiale. Un massacro di tale portata è mai passato sotto silenzio? Io lo penso ogni volta che ci giriamo indifferenti di fronte a un naufragio che magari coinvolge nel Mediterraneo, a pochi chilometri da casa nostra, a pochi chilometri dalle nostre spiagge, centinaia di persone. Se quello stesso naufragio coinvolgesse persone bianche, se naufragasse una nave da crociera, come è successo, no, all'isola del Giglio, in quel caso morirono 33 persone e ne parlarono tutti i telegiornali, tutte le TV per giorni, e invece quotidianamente a pochi chilometri da noi continuano a morire persone con la pelle nera, e noi ci permettiamo ancora oggi di ignorare questo massacro. Ed è la stessa cosa in fondo che ha a che fare con questa rimozione. Però guarda che io, quando parlo della schiavitù, quando parlo della colonizzazione, mi piacerebbe che la gente
capiscono che non è un confronto fra persone di colore diverso, è un sistema economico. Questo è molto importante a capire. E il sistema economico costruisce un discorso per dire, guardate, loro è normale, no, loro non sono come noi. Allora possiamo fruttare queste persone. Però se ti raccontano questo durante secoli, alla fine tu pensi che è vero. Loro non sono come noi. E per questo che dico, guardate, che il pensiero bianco, prima di tutto, è una costruzione economica del mondo. Perché ci sono gente che sono pronta a fare soldi con tutto. E queste persone ti fanno credere che è giusto che sia così per te. E io credo che stiamo vivendo un momento drammatico, perché alla fine c'è il riscaldamento della pianeta. Ancora oggi abbiamo visto che c'è in Florida con il mare, il vento. Però alla fine perché? Io credo che bisogna fare un legame fra la gerarchia secondo il colore della pelle che la società ha accettato da secoli e la gerarchia che hanno messo sull'uomo e l'environnement, come si dice, il mondo, la terra. Diciamo che abbiamo creato l'idea che l'uomo era superiore a tutto. E quando parliamo della spiritualità, e questo per me, la terra appartiene a chi? A chi appartiene la terra? Perché ci sono gente che pensano che il mondo appartiene a una minoranza di gente. E io credo che arriverà un momento dove la gente deve non capire che la civilizzazione del mondo occidentale è molto pericolosa, molto pericolosa. Non dico che siete voi, però l'idea che gli uomini sono superiori alla natura e che la natura è a disposizione dei uomini è una cosa pazzesca. E dentro il libro dico, guardate, che le persone che sono stati schiavi, le persone che sono stati colonizzate, alla fine si difendono della violenza fatta, però la natura si difende. Io faccio parte delle persone che pensano, non è che la natura ha un problema di regole, non so come si dice in italiano, dereglé. Sai, la gente dicono che la natura si deregla. Non so la parola in italiano. Si deregola? Sì. Ok, io dico che no, che la natura si difende. Sì, si difende. E io credo che noi dobbiamo avere questa consapevole che non siamo più forti della natura. E ci sono gente che lo diceva secoli prima, per esempio le persone in America, quando è arrivato Cristoforo Colombo, gli europei sono arrivati e loro hanno detto, oh, guardate, la natura non è tuo, questo albero non è tuo, la terra non ti appartiene, appartiene a tutti. E io credo che dobbiamo ritornare a questa educazione. E per questo che dobbiamo anche essere molto chiaro sul mondo economico, perché il mondo economico dentro il quale viviamo ti fa credere alla fine che il legame fra altre persone non è importante, perché alla fine diventiamo molto egoista. E io sono d'accordo con te, bisogna dire giovani, guardate che bisogna essere molto attenti, perché sennò alla fine sì, ci sono i ricchi fanno i muri intorno all'Europa e possono anche approfittare dei materie prime fuori, possono ammazzare la gente fuori e continuare a vivere. E io credo che ci sono gente che credono alla violenza, perché la violenza è stata accettata da secoli. Violentare le persone di colore diverso, di religione diversa, è una cosa accettabile.
Io sono stato giocatore di calcio, guardate, in Italia ho giocato durante tanti anni. Quando la gente faceva i bu ai neri, la maggior parte, per la gente era normale, eh? Hanno accettato. Ci sono meme dei compagni che venivano da me e dicono: dai, non ti arrabbiare, lascia stare. È per questo che è molto pericoloso e che ognuno di noi dobbiamo capire che portiamo dentro questa storia. Accettiamo la violenza. Come, che posso fare? Niente. E bisogna dire ai giovani, sì, possiamo fare tanto. Già bisogna guardare e denunciare questa violenza, perché è veramente legato alla nostra cultura. Grazie, Lilian. Ho trovato, padre Zanotelli, il pezzettino che credo lei volesse leggere e lo attacco, diciamo, appunto alla domanda che le volevo fare al razzismo di Stato, appunto, il suprematismo bianco e il razzismo manifesto delle politiche fortemente anti-immigrazione sono i pilastri di una nuova destra molto aggressiva, nazionalista, che, come diceva, si è affermata in Italia. L'abbiamo spiegato un po' ai giornalisti stranieri in questi ultimi giorni, no? Come è stato possibile che a 100 anni dalla marcia su Roma un partito che ha delle radici nel fascismo sia tornato al potere in un paese come l'Italia, sia il primo partito in Italia. Come è stato possibile? Come è possibile però in generale, no? Che questi partiti che hanno la violenza, appunto, di cui parlava Lilian, nel loro programma abbiano così successo tra le persone comuni, tra le persone che vivono spesso appunto una condizione in realtà di subalternità, di impoverimento e che quindi invece di nutrire dei sentimenti di solidarietà verso chi è più vulnerabile e tra di loro invece sviluppano questa forte violenza, un'intolleranza, preferiscono, diciamo così, credere in un'ideologia che discrimina il diverso. E leggevo appunto, volevo leggere questo pezzo in cui lei ricordava un po' la storia, no? Non è cominciata qui Giorgia Meloni, no? Tutti ci chiedono da dove viene Giorgia Meloni. In realtà lei lo ricorda bene, c'è stato Silvio Berlusconi che ha fatto un passaggio importante di sdoganamento, no? Il Movimento Sociale Italiano è diventata Alleanza Nazionale proprio durante un governo Berlusconi. Lei ricorda questa frase di Berlusconi: dobbiamo volgere lo sguardo al nostro paese che negli ultimi anni ha conosciuto un'impressionante ascesa dell'estrema destra. A livello politico è iniziata con l'arrivo al potere di Silvio Berlusconi nel 94 con il suo partito Forza Italia. Berlusconi ha esplicitato bene il pensiero trasversale della destra e anche di tanti italiani in una conferenza stampa tenuta a Berlino il 26 settembre del 2001. Non si possono mettere sullo stesso piano tutte le civiltà. Dobbiamo essere consapevoli della superiorità della nostra civiltà, una civiltà che ha dato luogo a un largo benessere nelle popolazioni dei paesi dove la si pratica, una civiltà che garantisce il rispetto dei diritti umani, religiosi e politici. Rispetto che certamente non c'è nei paesi islamici. L'Occidente è destinato a continuare a occidentalizzare e a conquistare i popoli. Un rispetto dei diritti umani che quindi è limitato a solo alcuni umani, non è per niente universale. Ma com'è possibile che i politici, diciamo, lo pensino, ci sta, ma com'è possibile che questo pensiero si abbia così tanta fortuna in questo momento? Allora, faccio, scusate, una breve premessa. Prima di tutto io non scrivo libri, i vari libretti che sono usciti col mio nome sono più che altro interviste o altro. Questo è l'unico testo che ho scritto io da cima in fondo durante la pandemia. Ne ho approfittato perché è bloccato e allora ringrazio
la dottoressa Felicetta Ghepi, che l'ha battuto poi su internet, ma l'ho scritto tutto appena stilografico, correggendo, eccetera. Ma è grazie a questo, al fatto della pandemia, che sono riuscito poi a scriverlo questo libro, altrimenti per me sarebbe impossibile. Secondo, questo libro nasce proprio da che cosa? È dal fatto che è stata la mia gente, quando io l'ultimo giorno appunto che sono stato a Corococcio, dopo 12 anni che sono vissuto in baraccopoli, vivendo anch'io in baracca, mangiando quello che loro mangiano, bevendo quello che loro bevono, dopo 12 anni è stato bellissimo un momento prima di uscire da Corococcio. I responsabili delle piccole comunità cristiane, i pastori delle varie chiese indipendenti africane, hanno detto: Alex, tu non puoi uscire di qui se noi non preghiamo su di te. Dico: che bello. Dico: devo andare adesso ad affrontare Berlusconi, ho bisogno di tanta preghiera. E è stato un momento bellissimo, sarà durata 3 ore, tutto organizzato da loro. Alla fine di questa lunga preghiera, uno ha detto: Alex, inginocchiati. Mi sono inginocchiato in mezzo a loro. Un altro ha detto: imponetevi le mani. Mi sono sentito centinaia di mani sulla testa. E il reverendo Timothy, se non mi sbaglio, ha cominciato a pregare carismaticamente, ha detto papà, rivolgendosi a Dio: grazie perché Alex ha camminato con noi per 12 anni, e giù e giù e giù. Alla fine, dopo 15 minuti, ha cominciato a invocare di nuovo Dio, dicendo: papà, ti prego, dona a Padre Alex il tuo Spirito Santo. E la gente che mi schiacciava a terra per darmi con forza lo Spirito: donali il tuo Spirito perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla. Guardate che se la tribù bianca non si converte, meglio, non cambia rotta, non c'è speranza né per noi né per loro. E rispondo a quello che tu chiedevi. Questo rafforzamento, io la chiamerei proprio della supremazia bianca, viene da questi 500 anni in cui ci siamo sentiti, abbiamo conquistato il mondo e colonizzato il mondo, ma ci vengono anche adesso dal fatto che la tribù bianca è quella che ha prodotto questo tipo di sistema economico finanziario in cui viviamo bene. Ma la domanda è: chi vive bene? Guardate, viviamo dentro un sistema economico finanziario, più finanziario oggi che economico. Non entro in politica qui, perché guardate, non prendiamoci in giro. Oggi i parlamenti, i governi sono prigionieri della finanza, punto e basta. La speranza nasce oggi dal basso, non può nascere dall'alto. E questo è importante che ce lo ricordiamo costantemente. La supremazia va alla finanza, il sistema economico finanziario, che permette al 10% della popolazione mondiale, grosso modo, siamo sugli 8 miliardi, quindi vuol dire un po' più di 1 miliardo di persone, che praticamente consuma da solo il 90% dei beni di questo mondo, lasciando agli altri che cosa? Le briciole, la miseria, la fame. Ho visto le ultime statistiche, parlano di 830 milioni di persone oggi affamate. Ogni 12 secondi, contate, 1, 2, 12 secondi muore per fame un bambino. Dove noi, dove la tribù bianca in buona parte butta via ogni anno 2.600 miliardi di tonnellate di cibo buono. Potremmo nutrire tutti, capite, grazie a Dio. È questa la nostra civiltà? Queste sono le grandi domande. Secondo, perché, com'è possibile che così poche persone, 10%, abbiano la capacità di fare che cavolo che vogliono, di praticamente papparsi tutto? Guardate che gli scienziati ci dicono che se tutti a questo mondo vivessero come viviamo noi,
avremo bisogno facilmente di 2-3 pianeti in più per far sì che gli 8 miliardi possano vivere come viviamo noi. È impossibile con il pianeta che abbiamo, non abbiamo materiali sufficienti per farlo. Allora la grande domanda è: ma com'è possibile che miliardi di persone non si ribellano? L'unica risposta che mi sono dato già a Corococcio è che quello che permette al 10% di andare avanti a papparsi tutto sono le armi, in particolare l'atomica, la regina del terrore. Sono le armi. Pensate che l'anno scorso a livello mondiale, dati SIPRI di Stoccolma, abbiamo speso 2.100 miliardi di dollari in armi. Questa cosa sono 2.100 miliardi. Un paesino come l'Italia, non siamo in guerra con nessuno. L'anno scorso, dati SIPRI, abbiamo speso 32 miliardi di euro. Per favore, mi meraviglio del vostro silenzio. In questi ultimi 10 anni in Italia sono stati tolti 37 miliardi di euro alla sanità pubblica, senza parlare della scuola pubblica, che siamo davanti al disastro. Armi. Ma perché? Per ottenere quello che non abbiamo. Abbiamo fatto la guerra contro Gheddafi, cavolo, il dittatore, ma non ci aveva fatto proprio nulla, anzi era amico di Berlusconi. Avevamo un trattato di amicizia con la Libia. Gheddafi ha messo 25 miliardi di dollari in Unicredit. Qui in Italia, 25 miliardi. L'abbiamo ammazzato come un cane. Perché? Perché la politica estera, per favore, militare, la fa l'ENI. Vogliamo il petrolio, il gas, e per quello siamo decisi. Guardate quello che avviene in Congo adesso, milioni di morti in Congo. Per che cosa? Il coltan per i nostri telefonini, il lizio, il cobalto per le nuove pile elettriche adesso delle nostre macchine. E guardate come l'Africa sta pagando. La maledizione dell'Africa e la sua ricchezza. È inutile che ci stiamo qui. Quindi sono le armi che permettono davvero a noi di continuare, soprattutto l'arma del terrore. E guardate, stiamo attenti perché Putin ha già minacciato di usarla. Guardate che siamo sul baratro anche dell'esplosione atomica, dell'inverno nucleare. E tutto questo sistema sta pesando talmente, qui ritorno a quello che diceva Turan prima sulla spiritualità, questo sistema economico-finanziario, il 10% del mondo, il suo stile di vita pesa enormemente sul pianeta, che non ci sopporta più. Perché? Perché abbiamo bisogno di tantissima energia. L'energia la otteniamo da petrolio e carbone. Utilizzando questi produciamo anidride carbonica. Stiamo sbattendo miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera, che stanno facendo che cosa? Facendo una specie di coperta attorno al mondo che trattiene i raggi del sole dentro, per cui il surriscaldamento, l'estate incandescente. L'Italia sta diventando lentamente un paese tropicale, per esempio. Guardate che non è solo lo stile di vita, ma anche l'esercito, le armi. Ma non avete gli Stati Uniti che usano più petrolio, negli Stati Uniti chi usa più petrolio? Il Pentagono, l'esercito americano, non avete l'idea di quanto. Tutto questo sta pesando sull'ecosistema, per cui ci sta saltando l'ecosistema. Guardate che gli scienziati ci danno 8 anni per salvarci. Entro il 2030 dobbiamo essere capaci, in buona parte, impossibile completamente, ma in buona parte, uscire da petrolio e da carbone. Vedete un po' quello che sta avvenendo, come ci stiamo prendendo in giro. Quello che ci attende sono le estati incandescenti, un pianeta che non sopporterà più la presenza di Homo sapiens, che è diventato Homo demens. Questo è il prodotto della nostra, che chiamiamo civiltà, il benessere di cui parla Berlusconi, che ha dato a tutto il mondo. A spese di chi?
degli impoveriti della terra, non facciamo altro che creare, e anche in mezzo a noi, se guardate, sono sempre pochi, si arricchiscono a spese di molti morti di fame e tanti di noi che devono tirare la cinghia. Questo è quello che ci dà anche questo senso di superiorità, ma dobbiamo smantellare queste bugie e guardare in faccia la verità. Grazie. Vuoi rispondere? Voglio soltanto dire che ci sono delle persone che incontra che ti cambia la tua vita. E il fatto di aver letto il libro, di aver incontrato via Zoom, mi ha cambiato la vita. No, veramente. Perché dopo l'incontro io mi sono detto: tu devi essere molto più coraggioso, e tu mi hai imparato questo, perché tu dici le cose. Non so se ti ricordi che la giornalista mi ha detto: è strana, perché Zanotelli sembra più incazzato di te. Ti ricordi quando lei mi ha detto così? E io ho detto: sì, lui ha il diritto perché è bianco. Io non posso essere incazzato come lui, perché se sono incazzato come lui divento un nero incazzato, e un nero incazzato fa molto più paura. E le cose che tu dici qua, però tutte le persone che soffrono del razzismo lo sanno questo. La gente che soffrono del razzismo sanno esattamente che cosa succede. Non sono stupidi. Tutti gli africani sanno esattamente che cosa succede, che sono sfruttato, che sono stato sfruttato prima. Si sa. È per questo che il giovanotto che ha 17 anni ti dice: oh, io sono della Costa d'Avorio e tu non vuoi che vengo in Francia? Io conosco la storia della Francia con la Costa d'Avorio. E invece non ci sono abbastanza persone come te per dire la realtà del mondo occidentale. E la gente non vogliono vedere la realtà del mondo occidentale. E la gente sa che 16% della popolazione mondiale è visto come bianchi. E la gente sa che il mondo occidentale non è dentro un dialogo, è un monologo, parla da solo e obbliga gli altri a ascoltare. E se non sei d'accordo, beh, ti fanno delle cattiverie. Sei violentato, non puoi dire che sei violentato. E se tu dici: guardate che voi non è giusta le cose che state facendo, loro ti dicono che tu hai un problema e forse che sei tu il razzista. E io credo che sicuramente che bisogna ascoltare il tuo punto di vista. Perché? Per il bene della nostra terra, perché non è giusto. E per questo che dico che chi racconta la storia, perché noi siamo frutti di storia che abbiamo ascoltato, chi racconta la storia da secoli, una minoranza di gente, e non siete voi, sono gente che hanno il potere economico di raccontare una storia, anche una bugia, tipo, come ho detto prima, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, ok? In Europa dicono che anche ci sono le persone in Europa che hanno scoperto l'Africa. È un po' strana questa cosa, però tutti di noi crediamo che è giusto. E io credo che è il momento di parlare chiaro, di dire le cose e capire che forse dobbiamo cambiare il modello economico, perché è il modello economico che crea problema. Però il modello economico ti dice: guarda, io ti proteggo, perché questo è il problema del razzismo. Gente che vanno verso queste politiche perché si sentono protetto. E questa è la trappola di non cadere. Ti ringrazio tanto. Grazie, posso rispondere? Permetti. Un applauso tanto, grazie veramente, grazie.
Ricordo che noi ci siamo incontrati solo sul web, c'era una giornalista del Corriere della Sera che appunto ha fatto la domanda a Turam: ma avresti potuto scriverlo te il libro che ha scritto Alex? E ho visto la sua esitazione subito, allora sono intervenuto io, ho detto no, dico guarda, Turam non può scrivere il libro perché sarebbe immediatamente accusato di ultrarazzismo e di avercela, solo un bianco che ha fatto un'esperienza davvero di cambiamento interiore, ha cercato di capire e di incontrare l'altro e toccare l'altro, può davvero dire queste cose. Ed ecco perché anche per me è costato, e ho paura che poi mi creerà anche dei problemi questo. Infatti la citazione di Berlusconi, gli avvocati della Feltrinelli mi hanno chiesto di mettere esattamente dove l'ho trovata la citazione, perché ci possono portare in tribunale per questo. Capite subito che razza di problema. E io volevo allora aggiungere una cosa che ho dimenticato prima all'analisi che ho fatto. L'analisi che vi ho fatto prima, economico, di un sistema economico finanziario militarizzato che sta facendo saltare il pianeta per aria, cioè il pianeta non ci sopporta più. È importante capire una cosa: il risultato di questo 10% che vive, si arma, che cos'è? Sono, li chiamiamo migranti, non è giusto chiamarli migranti. La gente che scappa da guerre, ma chiaramente deve fuggire, non puoi vivere in un'Ucraina, in un Iraq, in una Siria, in tutte queste regioni dove c'è guerra, devi scappare. Oggi l'ONU, che non riconosce chi fugge da fame ed è sbagliato, o chi fugge per i cambiamenti climatici ed è sbagliato, ma riconosce solo chi fugge da guerre e da persecuzioni. L'ONU dice oggi che abbiamo 90 milioni di rifugiati. 100 milioni di rifugiati. 100 milioni, ecco, vedevo le ultime. Dopo l'Ucraina. Brava. Allora, notate, è gente che sta scappando e sono il prodotto di questo sistema. E stanno venendo dove? O in Europa, o negli Stati Uniti, o in Australia. Parto dall'Australia. L'Australia non ne vuol vedere uno. Ho visto un clip televisivo dove un poliziotto armato dice: se io ero sulla spiaggia del mare, se io vedo uno arrivare con una scialuppa, con una barchetta, arrivare sulla spiaggia e non ha il documento che è un australiano, io ho l'ordine del mio governo di ammazzarlo sull'istante. Un continente intero di bianchi che non vuol vedere né asiatici né nessuno, capite? Gli Stati Uniti, guardate che razza di roba, dopo aver massacrato il Centro America e il Sud America, il loro cortile di casa, adesso nulla da fare. Joe Biden, tale quale a tutti gli altri, non si entra, sono muri che si erigono. E noi in Europa? Ma è mai possibile che noi europei, che siamo la terza colonna mondiale di questo sistema, noi europei stiamo spendendo miliardi e miliardi di dollari per tenere più lontano possibile tutta questa gente. Abbiamo dato 9 miliardi adesso a quel dittatore che si chiama Erdogan, Turchia, perché trattenga su 3-4 milioni di siriani, iracheni, afghani, guerre che abbiamo fatto noi, cavoli, e devono fuggire da quelle nazioni. Chi non solo sta pagando profumatamente la Grecia, perché chi tenta scappare dalla Turchia vengono bloccati nelle isole greche. Tra l'altro la Grecia in questo periodo sta facendo di quelle corbollerie anche con i barconi che tentano di attraversare, incredibili. Siamo davanti di crimini. L'Italia, la UE usa l'Italia dandogli miliardi per che cosa? Perché noi diamo soldi a chi? Alla Libia. Ma è mai possibile finanziare una guardia costiera libica? È fatta di farabutti e di criminali che fanno che cosa?
tengono i profughi in lager, li torturano per aver soldi, le donne le violentano. Ma è roba davvero da pagate con i nostri soldi. Il 2 novembre prossimo ci sarà il rinnovo del cosiddetto memorandum. Come si chiama? Memorandum. Il memorandum Italia-Libia, frutto di Minniti, PD, per favore, non ce l'ho mica soltanto, bisogna dircele queste cose. Non avete l'idea, nel Mediterraneo, per i miei calcoli, abbiamo un minimo 50.000, facilmente potremmo arrivare a 100.000 persone già sepolti. Un giorno diranno di noi, anche qui presenti, ce lo diranno, quello che noi diciamo dei nazisti lo diranno di noi. Bisogna cambiare. Grazie. Durante la pandemia, con l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti e quel grido "I can't breathe", non posso respirare, che è diventato un po' lo slogan di quei movimenti antirazzisti negli Stati Uniti, sembrava che ci fosse una nuova ondata di antirazzismo in tutto il mondo, anche in Europa. Abbiamo visto anche qui in Italia moltissimi neri italiani scendere in piazza per reclamare, per esempio, una legge sulla cittadinanza che non è arrivata nemmeno questa volta. Tu, Liliana, hai fondato una fondazione, no? Contro il razzismo, per l'uguaglianza. Racconti in questo libro molto bene che cos'è essere padre, no? Di bambini neri e avere paura, no? Per sapere esattamente che cos'è il razzismo, appunto, sul tuo corpo, no? Hai un'intervista recente che ti hanno fatto, hai risposto che non hai tanto paura della destra perché da sempre sai che cos'è il razzismo e hai paura solo per il fatto, appunto, di avere la pelle nera. A che punto è il movimento antirazzista e come si fa, diciamo, a convogliare quindi un'energia che risponda, no, a questo razzismo istituzionalizzato che, come ricordava padre Zanotelli, è nelle leggi, è negli accordi con i paesi extraeuropei, è nella nostra ignoranza rispetto alla storia. Come si fa quindi a liberarsi di questo pensiero bianco? Però intanto guarda che bisogna essere consapevoli che la lotta contro il razzismo è stata sempre, perché io sono francese, per esempio, quando si parla della storia della schiavitù, spesso ti fanno capire che la fine della schiavitù è dovuta allo Stato francese e ti danno delle nomi importanti a celebrare come Schellcher. Però anche durante la schiavitù ci sono delle persone che hanno lottato, e io credo che bisogna essere consapevoli di questo, che tutto lungo della storia le persone che soffrono del razzismo sanno benissimo che soffrono e lottano. E io credo che anche oggi sì, ci sono delle problematiche, perché ci sono delle voci che parlano ormai, anche se non ascoltano, però parlano, prendono la parola, e questo fa paura anche a delle persone in Francia, in Italia, e per questo che loro dicono che il mondo cambia e che loro non vogliono cambiare. E io credo che qualche volta, è vero, ci sono delle persone bianche che capiscono la violenza del razzismo e accompagnano il discorso, però da sempre c'è gente che lottano. E per esempio c'è anche la cosa che è abbastanza pericolosa. I dominanti possono sempre rifare la storia. Per esempio, ci sono tante persone che amano Nelson Mandela, per esempio, però dimenticano che Nelson Mandela ha anche utilizzato le armi per cambiare. Ha lottato
per denunciare l'apartheid. Aveva dei militari e la gente vogliono fare credere che le cose cambiano per volontà dei politici. No, le cose cambiano perché la gente lotta. E per questo che dico sempre ai giovani, guardate, l'eguaglianza si guadagna, nessuno non ti dà. E io sono d'accordo con te quando tu dici, oh giovani, svegliatevi. Se volete che le cose cambiano, bisogna partecipare, bisogna fare un legame, bisogna uscire, bisogna farsi sentire la voce. Perché sennò quelle lì che sono sopra non cambiano. E io credo che bisogna imparare alla gente la storia della lotta contro l'eguaglianza. Sì, c'è più eguaglianza fra uomini e donne, perché le donne si sono, hanno lottato. Non è che gli uomini si sono svegliati un mattino e dicono, ah sì, sarebbe buono. E io credo che veramente bisogna a dire alla gente di preoccuparsi della politica, perché ci sono tante persone che vogliono il cambio, però non si preoccupano della politica, perché dicono intanto questo, questo, è lo stesso. E io credo che bisogna avere un'educazione e credetemi, ci sono tante tante persone che lottano da sempre. E se io faccio oggi, se sono qua con voi, parlo della fondazione, perché io sono stato anche educato da sportive americani, come ho detto, come Muhammad Ali, che hanno lottato e che all'epoca era ancora molto più pericoloso. E io credo che bisogna educare la gente veramente di partecipare al cambio e soprattutto se tu non fai niente vuol dire che a te la società va bene così. Non è una cosa che hai capito che no, tu devi scegliere di combattere le violenze dentro una società e se tu non lo fai vuol dire che a te va bene così e vuol dire che tu fai parte delle persone molto pericolose. Grazie. Padre Zanotelli, qual è il ruolo della religione, della fede? Tu qui citi molto padre Papa Francesco, in realtà appunto in particolare il cristianesimo ha avuto un ruolo, no? Nel colonialismo c'è stato un ruolo di oppressione anche, no? Che la Chiesa ha sostenuto appunto il dominio, no? degli europei su altri popoli. Vediamo anche oggi purtroppo la posizione di Kirill, per esempio, no? Del patriarca di Mosca, appoggiare, no? L'invasione dell'Ucraina, appoggiare la guerra, l'arruolamento, il richiamo di 300.000 riserve, ha usato parole come leader religioso molto gravi, no? Di sostegno a questa politica di potenza di Mosca. Invece tu appunto usi le parole del Papa, ma è stato un passaggio, immagino, anche per te nella tua storia, no? Quello di vedere un cristianesimo che è stato la religione dei dominatori e invece fare questo passaggio appunto. Raccontaci un po' appunto quale può essere il ruolo, no? da cristiano, per esempio, vivere in paesi che non lo sono o come relazionarci appunto a persone che non hanno la nostra religione e appunto non vivere la propria religione come una religione degli oppressori. Allora, no, grazie perché è importante questa domanda. Prima di tutto, grazie anche all'intervento di nuovo di Turam, hai ragione sull'importanza del svegliarsi, di creare davvero. Io preferisco parlare di grandi movimenti popolari che utilizzando la non violenza attiva e penso che in Sudafrica, io l'ho seguito, ero direttore di Nigrizia in quel momento, ho appoggiato
tantissimo alla lotta degli animali, ma io sono convinto che in Sudafrica, per esempio, chi davvero ha dato la spallata finale è stata la grande mobilitazione di massa guidate da Desmond Tutu, da tutta una serie anche di personalità di chiesa che dentro le loro, per esempio, cito Dennis Hurley, arcivescovo cattolico di Durban, che assolutamente era praticamente solo in mezzo a tutti i vescovi, tutti gli altri vescovi appoggiavano l'apartheid. Io quando l'ho intervistato una volta piangeva come un bambino, Dennis, proprio per, se c'era un uomo che meritava la berretta di cardinale era proprio Dennis Hurley, non l'ha mai data, proprio perché anche il Vaticano era e questa è la cosa che però secondo me ha dato una grande spallata, soprattutto Desmond Tutu, tutta una serie di leaders, chiamiamoli religiosi, che hanno dato una grande svolta in Sudafrica ed è venuta una coscienza popolare che è rimasta questa, in Sudafrica, è rimasto molto di questo anche oggi. E la cosa invece fondamentale che ponevi, il problema della Chiesa, proprio mi sembra che è stato, non so, io un mese fa, qualcuno ha mandato un'email a cui io non ho risposto perché ci vorrebbe un libro per rispondere, mi ha detto: Alex, grazie per il tuo libro, però vedo che sei molto duro anche con la tua chiesa. E dice: sono entrato in crisi in questo. È vero, io, se si vuole essere onesti, bisogna essere onesti. Quello che io dico alla tribù bianca lo dico anche della mia chiesa, di quante volte ha tradito questo. Questo è importante dircelo. Ricordiamoci che anche noi, il Vaticano ha condannato il colonialismo dopo la sua caduta, non durante il colonialismo. E questo bisogna, dobbiamo avere il coraggio di farci questa autocritica. Me la faccio anche come missionario. E ho dovuto farmela perché spesso anche la missione ha servito gli interessi coloniali, cavoli. Purtroppo non è facile dentro la realtà, io non mi sento chissà chi perché dico queste cose. Capisco com'è difficile, alla fine domanda eroismo, avere pensiero alternativo, ma purtroppo ci si abitua. Le chiese, guardate, è davvero quello che sta avvenendo a livello di chiese, fa paura. Io ho l'impressione, lo pongo nel libro il problema, ve lo pongo anche voi, forse vi scandalizzerò, e ho usato un giornalista del Corriere della Sera, quindi sapete la collocazione del Corriere, si chiama Nicastro, ha scritto un libro molto bello che non è circolato, Noi e gli altri. Lui ha vissuto tutta la guerra dell'Iraq in Iraq, in maniera libera, è stato anche con tutti i jihadisti, ha cominciato a capire l'altro. E la domanda che Nicastro si pone in questo suo libretto, molto bello per me, si dice: ma com'è possibile che il cristianesimo, che è nato da un povero uomo di Nazareth, Gesù di Nazareth, che l'impero romano e anche il Tempio che collaborava con Roma hanno visto come sovversivo ed è stato crocifisso. Ricordo a tutti che la crocifissione era riservata agli schiavi sotto l'impero romano e ai sobillatori contro l'impero. È fatto fuori come un sobillatore. È mai possibile oggi, si chiede Nicastro, che siano i musulmani in opposizione a questo sistema che vi ho descritto prima, i qaedisti, i jihadisti? Ma queste le domande anche come cristiani che dobbiamo porci. Siamo forse anche noi diventati parte integrante di questo sistema? Io ringrazio, hai citato Papa Francesco, ringrazio perché ha avuto un coraggio, più che Papa un profeta. Ecco, c'è un'opposizione contro di lui che non avete l'idea. I suoi grandi documenti, l'ha Laudato Si, di cui hai parlato tanto sull'ambiente, non stanno passando nelle parrocchie. C'è una resistenza e molta della resistenza contro Papa Francesco è pagata dall'ultradestra, che hanno
danno soldi a non finire, proprio per quello che dice. Ha il coraggio almeno di aver messo, dato che viene dall'America Latina e ha conosciuto l'imperialismo per bene, ha il coraggio di dire determinate cose. E Papa Francesco è durissimo a questo livello. E quello che Papa Francesco sogna è proprio questa capacità di rimettere questo sistema economico, finanziario, militarizzato che sta uccidendo, rimetterlo in crisi, cioè passare da una piramide dove 10% a tutto e tutto il resto paga, a un cerchio, a un'economia di condivisione di beni. A questo mondo ce ne sono per tutti, per vivere una vita serena, decente, non con i lussi che abbiamo noi, ma bella, serena, ce n'è per tutti. Basta condividerli. E questo è il grande sogno di Francesco. E secondo me è su questo. In questo senso, non so se è la fine, ma io vorrei proprio accentuare la fine. Allora, perché sono partito da questi simboli che ho letti per l'altro per me e oggi soprattutto il musulmano. È quello con cui la tribù bianca si sente più in difficoltà, che non vuole accettare. L'ultima parte del mio libro l'ho dedicata a una figura che ci ha aperto una strada, è poco conosciuto purtroppo, Pierre Claveri. Penso anche in Francia non è molto conosciuto. Pierre Claveri è nato in Algeria, l'Algeria coloniale francese, da una famiglia che da 4 generazioni era in Algeria. Dice: io sono vissuto in una bolla coloniale, non ho mai incontrato l'arabo, non ho mai incontrato il musulmano. Poi cosa fa? I genitori lo mandano a studiare in Francia, in università francese, scoppia la rivoluzione algerina, la più terribile guerra di liberazione d'Africa, 1 milione di morti. Pierre va in crisi totale, entra in un'organizzazione di estrema destra, poi a un certo punto capisce che quella non è la strada. Entra in crisi esistenziale totale, che è alla base della sua vocazione. Chiede di entrare dai frati domenicani, studia, appena ordinato prete chiede di tornare in Algeria per incontrare l'altro, incontrare l'arabo, ricco per me perché diverso da me. E concludo proprio con le sue parole, che mi sembrano davvero l'unica strada che abbiamo. Notate che lui ha lavorato prima di tutto ad Agiri, poi è stato fatto vescovo ad Oran, una città a ovest dell'Algeria, e nel frattempo però che lui era vescovo è scoppiata la grande guerra fra jihadisti, qaedisti, fondamentalisti e il governo algerino. Lui parlava alla televisione, scriveva in arabo sui giornali, diceva: per favore, gli sbagli li abbiamo già fatti noi, non confondete nazionalismo e religione, sono due cose ben diverse. Nulla da fare. Ritorna un giorno, è stato ad Algeri per un incontro, ritorna in aereo a Oran, viene a prendere il suo grande amico musulmano Mohamed Boukishi, che ha lasciato tutta una serie di note molto belle. Va a prenderlo, lo porta a casa, entra Pierre Claveri nella sua casa di Oran, accende la luce, lui insieme a Mohamed. Una bomba appesa alla luce, salta per aria lui, salta per aria Mohammed, sangue cristiano, sangue musulmano, è la stessa cosa. L'anno prima di morire, sentite quello che ha scritto, la sua passione è scoprire l'altro, vivere con l'altro, sentirlo, lasciarsi anche plasmare dall'altro. Questo non significa perdere la propria identità, rifiutare i propri valori, ma concepire un'umanità plurale. E nella mia esperienza della chiusura, poi della crisi, dall'emergere degli individui, sono giunta alla convinzione personale che non c'è umanità se non al plurale, e che quando pretendiamo all'interno della nostra Chiesa cattolica, ne abbiamo triste esperienza,
nel corso della nostra storia, quando pretendiamo di possedere la verità, di parlare in nome della verità, cadiamo nel totalitarismo e nelle esclusioni. Si riferisce alle crociate, abbiamo bruciato così tanta gente a rogo, ci siamo sbudellati in Europa fra cattolici e protestanti, abbiamo bruciato, si parla di 100.000 streghe in Europa nel 1700, sempre con questa pretesa. E conclude con questa parola: nessuno possiede la verità, ognuno la ricerca. Ci sono certamente verità oggettive, ma che vanno al di là di noi tutti, alle quali non si può accedere che attraverso un lungo cammino, ricomponendole poco a poco, prendendo dalle altre culture, dalle altre esperienze religiose umane, e quello che altri hanno acquisito, hanno ricercato nel loro rispettivo cammino verso la verità. E conclude: io sono credente, credo che Dio c'è, ma non pretendo di possederlo, né tramite Gesù che me lo rivela, né tramite i dogmi della mia fede. Dio non lo si possiede, la verità non la si possiede, e io ho bisogno della verità degli altri. Grazie a voi. Grazie Alex Zanotelli. Noi siamo in chiusura perché Lilian Thuram deve scappare. Approfitto per dire che ci sono delle copie firmate, lui non si potrà firmare a fare il firmacopie, invece padre Zanotelli sì, però ci sono delle copie firmate di Lilian. E chiudiamo con l'ultimo passo letto da Lilian dal suo libro. Indifferenza e neutralità non sono più possibili. Troviamo il coraggio di togliersi di dosso tutte le maschere che portiamo, di nero, di bianco, di uomo, di donna, di ebreo, di musulmano, di cristiano, di buddista, di ateo, di clandestino, di povero, di ricco, di vecchio, di giovane, di omosessuale, di eterosessuale, per difendere l'unica identità che conta, quella umana, io e noi. Grazie Lilian Thuram, grazie padre Zanotelli, grazie Torino Spiritualità, buon festival. Grazie mille. Grazie. Il nome veramente, guarda chi...